alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale, partecipando a manifestazioni e programmi canori, è divenuto noto come cantante solista tra il 2008 e il 2009, partecipando all'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato secondo, firmando un contratto con l'etichetta discografica EMI Music, conclusosi nel 2013, per poi passare alla Naty Love You, del cui marchio è titolare. Nel corso della sua carriera ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, nel 2010, vincendo con il brano Per tutte le volte che, e nel 2016, con Finalmente piove. Ha ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali 4 Wind Music Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l'ex cantante di Amici, nonché vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha parlato della propria famiglia. Ma soprattutto, Scanu ha ricordato papà Tonino, morto di Covid il 23 dicembre 2002, aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite. All'inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata, ha esordito nella puntata andata in onda oggi 2 dicembre. Poi ha spiegato, quando è accaduto lui ha avuto questa febbre. Mia mamma l'ha isolato subito, poi l'hanno portato in ospedale alla Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l'hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre. Poi ad un certo punto non ha più risposto al telefono. La situazione è precipitata, è stato quasi un mese intubato. Papà non aveva altre patologie. Anche mia madre si è contagiata, è rimasta isolata in casa fino al 7 gennaio, ha aggiunto. Infine ha concluso, io mi convincevo che lui sarebbe guarito improvvisamente. Poi mi hanno chiamato in piena notte, era quasi l'una. Il medico mi fa, papà è in arresto cardiaco. La mattina successiva ho chiamato mia zia, e lei ha raccontato tutto a mia madre. Il cantante ha infine sottolineato, se ci fosse stato il vaccino se lo sarebbe fatto sicuramente. Io mi avveleno, con i Novax, ma non riesco ad augurare a questa gente neanche la metà delle cose che ho provato io, questo lutto mi ha un po' devastato.